Torniamo ora alla manifestazione di sabato scorso della Lega Nord a Torino sull'immigrazione. Per noi il nostro inviato Marco De Luca ha intervistato il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli. Tanta gente in piazza, la piazza piena, sono queste le tematiche che al popolo della Lega stanno a cuore. Io credo che questa mobilitazione da parte della gente renda veramente conto di come questo argomento è sentito anche da un elettorato che non è leghista. Il problema della legalità, dell'immigrazione irregolare è un problema che riguarda tutti. Soluzioni però, allora, il governo non le dà sicuramente, anzi cerca di aggravare il problema. Assolutamente sì, perché la legge Bossi-Fini, quando era Maroni ministro dell'interno, funzionava perfettamente. È la mancata applicazione che sta facendo questo governo di una legge che dovrebbe essere in vigore, perché la politica degli accordi con i paesi costieri, la sorveglianza della costa in modo che non partano neppure, non determina né i rischi e le tragedie che sono determinati in questi giorni né quell'invasione a cui purtroppo stiamo assistendo. Abbiamo visto in Senato, i senatori del Carroccio hanno fatto le barricate. Hanno fatto un po' i birichini, eh. Situazione strana, invece dall'Europa arrivano come al solito soltanto parole. Ma delle chiacchiere di persone che evidentemente dicono se li prendono loro, tanto noi cosa ce ne frega, noi siamo ancora lontani, ma prima o poi i numeri saranno così alti che riguarderà anche loro, quindi è bene che un investimento lo facciano oggi, non in ipocrisia o in chiacchiere, ma in fatti concreti. I politici della Lega Nord erano già andati a Lampedusa in tempi non sospetti e hanno denunciato la situazione. Adesso che succedono le tragedie vanno tutti gli altri a piangere e a farsi vedere in TV. Ma vede, questo buonismo ipocrita che è poi un pericolosissimo messaggio che viene lanciato al di là del Mediterraneo, che spinge non a questi viaggi della speranza, a questi viaggi della disperazione che mettono a rischio la vita e creano comunque degli infelici, perché poi se non c'è lavoro per noi come può esserci per loro?